Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con il nostro gamepad del Wii U e ovviamente la console che adesso è nascosta, non la vedete, collegati e stiamo per creare davanti a voi un nuovo utente. Abbiamo già realizzato IGN Italia, che è il nostro primo utente che abbiamo creato appunto quando abbiamo connesso la console. E adesso quindi creiamo, visto che abbiamo avuto una certa indecisione al momento di scegliere il sesso di IGN Italia, e poi abbiamo Questo è optato per un maschio. maschio, adesso creeremo un IGN Italia al femminile. Esattamente, ricordiamo che fino a 12 account possono essere, anzi, 12 utenti possono essere Sì. collegati a una singola console, ognuno dotato poi di un account Nintendo Network online, ovviamente. E Esattamente. dopo vedremo se si può fare già da adesso, perché alcune risorse online della console non sono ancora disponibili, come è Sì, bisogna successo aspettare il l'aggiornamento giorno che di c'è stato lancio. già per il lancio della console americana e che anche in Europa probabilmente sarà Giovedì messo disponibile, sera, esatto, venerdì mattina. nella Mi notte del lancio della console, raccomando, non probabilmente. facciamo il casino che è successo in America. Se venerdì volete comprare un Wii U, tornate a casa belli tranquilli, fate dell'altro, vi mettete d'accordo, controllate su internet. Non colleghiamoci tutti assieme che viene giù tutto. È venuto giù Soprattutto. l'universo in America, è andato giù a un certo Soprattutto punto. se avete lanciato l'aggiornamento e non avete la pazienza di aspettarlo, non No, ma staccate staccatelo, così a chiaramente uno la in meno ne console. andiamo avanti. Allora, scegliamo un Mi dal centro di creazione Mi. In realtà si può anche ricevere un Mi dal 3DS, ma lo facciamo poi magari più avanti. Oppure crearlo da una foto. Adesso proviamo. Dove ho No, sbagliato? scegli crea Ah, barra giusto, ricevi un giusto. Mi. Da una foto, da Ok. una seconda, da È così elementi. Lo esattamente. creiamo Si da fa elementi. esattamente come funzionava su Wii, su 3DS. Come potete vedere sul televisore dello schermo, sullo schermo della televisione, c'è un'informazione, ma tutta l'interazione avviene attraverso il gamepad. Sì, è un po' Giro. una caratteristica di base di Wii U per questi 5 Sì, minuti. anche per le impostazioni di sincronizzazione del gamepad inizialmente, delle uscite video e audio, insomma abbiamo sempre avuto questo doppio livello. Sì, praticamente nella fase di impostazioni il televisore ti ricorda un po' cosa fare e sullo schermo del gamepad invece si agisce, si opera, si fanno le cose vere e proprie. Adesso facciamo un personaggio semplice. Semplice, non direi, ha già una certa personalità. Ecco, adesso ha una personalità definitiva. I baffi, no, No, i te baffi, stai la battuto. barba. No, 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 Gli occhiali no, gliel'ho messi. no. Così, e sono ottimi. Piccolina con i capelli lunghi, mi piace. Sì, ma No, 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 sto sembrando quello. nostro amico Cosa? Marco Auletta che sa Fammi provare con la dire. frangetta, scusa. No, meglio No. quella di prima. Io tengo Sotto. questa. No, sotto, questa qui, Va questa qui, bene. questa qui. È lei. Come la chiamiamo? È piccolina e IGN smilzita. Italia femminile, IGN Itala. IGN Itala. Itala, eccoci qua. Ed eccoci anche alla tastiera. Qui Sì. possiamo scegliere varie tipologie di tastiera, con anche i simboli, ovviamente. Tastiera QWERTY come una normale tastiera di un personal computer o come quelle che ormai siamo abituati a usare su smartphone, tablet. Qui Quindi ci sono le non. shortcut un po' per tutto. Qui l'accentate. Torniamo alla nostra IGN. Itala. Purtroppo non ha la stessa perfezione di IGN Italia che copriva tutti. Sì, esatto, che ci ha proprio entusiasmato, no? Durante la creazione. Autore, visto che ha scelto tutto lui praticamente, è Ualone. Sento già molto legato al personaggio di IGN Il Itala. colore anche per lei è rosso perché è il nostro logo. È rosso e il compleanno è il giorno in cui siamo partiti, 18 settembre. Siamo partiti noi di Noi di IGN IGN Italia. Potrete Italia, eh. copiare questo Mi se proprio vi piace, appena saremo tutti online assieme. Se
Sempre che siate tra i fortunati che riusciamo ad entrare nella nostra lista amici, non per fare tanto i gradassi, ma perché c'è un limite di 100, No, quindi. infatti è un limite che comunque, insomma, anche per qualunque persona è comunque un limite, quindi cioè, c'è chi arriva a 100 amici molto facilmente in generale su tutti i tipi di liste amici a cui siamo abituati ormai. Ed ecco che sta caricando sia sullo schermo del gamepad che sulla televisione, e fra poco Igene Itala sarà una presenza fissa nel mare, però di vuoto in realtà. Ecco, vedete, in questo momento questa è una dei momenti in cui ci sono due informazioni diverse sullo schermo del gamepad e su quello del televisore. Qua banalmente il televisore dice di usare il gamepad per interagire. Dicevo che Igene Itala sarà anche lei dispersa nel grande nulla della nostra piazzona del menu Wii U, perché non essendoci ancora attivo il Miiverse, che è quella sorta di social network dedicato di Nintendo, non abbiamo amici. Eccoli, Eh no, perché al c'è momento, eccoci. Igene Italia, che è quel bell'uomo che vedete un po' più sulla destra in alto, e Igene Itala, che è già tutta abbastanza emozionata. Questo invece che vedete su Gamepad è l'elenco dei canali principali della console, ed è Molto un panorama del tutto simile. simile a quello del Wii, con il canale disco, il centro di creazione Mi, l'impostazione della console. C'è già preinstallato il canale YouTube, il menu Wii, che è un'applicazione proprio a sé stante, fondamentalmente si lancia e c'è tutto il centro di emulazione Wii. Che serve, ricordiamolo, per la retrocompatibilità con i Esatto. giochi della console precedente, Il quindi. diario, come già visto su 3DS, sono tutti i dati di gioco relativi ai singoli utenti, il filtro famiglia, informazioni per la salute e sicurezza. In ogni momento si può premere quest'icona qua in alto e cambiare quello, switchare quello che viene Switchare visualizzato i tra contenuti tra gamepad gamepad e e televisore. televisore. Eccola qua, ci siamo adesso. Ok. Non aggiorna adesso, non fatevi fregare, abbiamo già provato, non c'è ancora un aggiornamento No, disponibile. vabbè. Però, insomma, quando in futuro probabilmente questa piazza sarà piena, potremo cliccare sulle singole persone e anche aggiungere gli amici, semplicemente in questo modo. Addio friend code, qui ci saranno una serie di opzioni extra, decisamente benvenute. E per la creazione dell'utente è tutto per adesso, Sì, giusto? no, No. c'era il menu in cui si poteva creare anche un utente nel Il network network Nintendo. ID per Nintendo. Vediamo. E tra l'altro ricordiamo ai nostri telespettatori, internet spettatori, come dicevi tu prima, di creare il proprio network ID Nintendo sulla console su cui poi si ha intenzione di utilizzarlo, perché al momento, in attesa di aggiornamenti che probabilmente ci saranno in futuro, come già ha lasciato intendere Nintendo, non sarà possibile spostare l'account su un'altra console. Purtroppo anche per registrare Anche per Nintendo questa Network ID. funzione è necessario aggiornare la console. Va bene, intanto abbiamo fatto vedere un altro menu E scopriamo anche ai che nostri il amici. gamepad, guardate questa lucina rossa, si sta un po' scaricando. In realtà noi abbiamo tirato fuori il gamepad dalla confezione, non l'abbiamo mai attaccato al cavo, è acceso da una quarantina di minuti con la carica Che è che uscita, era che è di venuta fuori dalla scatola, sì. Passiamo Factory. Esatto. Va bene, con questo abbiamo finito, adesso passiamo a un po' esplorare qualche altra opzione che vi illustreremo nei prossimi filmati.